Le stelle perfette con le mollette. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, le stelle perfette si fanno con le mollette. Ho visto di recente un pin su Pinterest e mi sono innamorata di queste stelle di Natale che servono per abbellimento, ornamento o per l'albero, o anche le ho immaginate come fermatovaglioli per le tavole di Natale e Capodanno. Quindi corro a farle con voi e vedrete quanto sono belle. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ecco l'occorrente per creare i nostri segnaposto per Capodanno. Allora, ci occorreranno delle mini mollette, io le ho prese da Tiger. Ce ne occorreranno 13 per ogni segnaposto. Poi due cerchietti di cartoncino, io li ho creati con una fustella che avevo preso anche da Tiger, ma potete ritagliarli agevolmente anche senza fustella. Del glitter del colore che preferite, dell'acrilico che accordi in colore col glitter, potete anche non avere l'acrilico e avere la Vinavil, è la stessa cosa, un pennello, pistola per colla a caldo e relative stecche. Iniziamo subito. Prendiamo le nostre 13 mollettine e mettiamone una da parte. Le altre dobbiamo romperle tutte, così. Quindi separiamo la parte metallica dalla parte lignea. Adesso con la colla o con la colla a caldo, io adesso vi faccio vedere con la colla, ma poi farò le altre con la colla a caldo per fare prima, unisco le mollettine a due, facendo sì che stiano parte posteriore con parte posteriore, così. A questo punto prendiamo acrilico e glitter e facciamo la seguente: con un pennellino sporchiamo la codina della molletta con l'acrilico, quindi tuffiamola nel glitter e voilà, e rendiamola così sbrilluccicosa. Faccio così con tutte e 12 le parti e sporchiamo anche i bordi di uno dei due cerchietti in cartoncino e voilà, e mettiamo da parte anche lui. Prendiamo il nostro altro cerchietto e adesso piano piano componiamo il nostro segnaposto. Mettiamo un puntino di colla qui sulla sommità opposta alla parte glitterata e poggiamolo così sul nostro dischetto in carta. Ne metto due alle estremità opposte. Metto un punto di colla tra le due e inserisco le altre mollettine in mezzo. Quindi punto di colla tra le sottostanti e inseriamo le altre mollettine tutte attorno. E sulla parte centrale scrivo il nome del commensale. Voilà, indovinate chi è il mio. Adesso voi fate sì che tutti i pezzi siano asciuttissimi quando lavorate, ovviamente io non posso, quindi appongo al centro, voilà, il cartoncino. E poi per fermare al tovagliolo il mio segnaposto, sul retro dove c'è l'altro cartoncino poggio, così mimetizzandola dietro uno dei raggi del mio fiocco di neve, diciamo così molto stilizzato, la mollettina. Bene, spero che questa proposta semplice vi sia piaciuta. Vi lascio alle foto del del segnaposto fermatovagliolo in loco nella sua funzione e noi ci vediamo dopo. Ciao! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of
visto che belle queste stelle, non sono proprio deliziose, e appena le ho viste proprio mi sono innamorata, quindi ho voluto riproporre la mia versione e presentarla a voi tutti. Se queste stelle vi sono piaciute, regalatemi uno scintillante pollice in su e condividete questo video sulle vostre pagine Facebook. Venitemi a trovare sui miei altri canali, Ombretta 2 Querena K, e naturalmente anche su Instagram, Facebook, tutti i social li trovate qua sotto. Iscrivetevi su Arte per Te se non siete ancora iscritti, per non perdere i prossimi video, cliccate la campanella, insomma, fate tutto quello che dovete fare, ma non dimenticatevi di venire qua anche per il prossimo video. Io vi aspetto. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!